ma Katiuska. Anche insomma per questa immagine veramente molto sexy, devo dire. Ah, grazie. Complimenti, che bella voce poi. Grazie. Senti, a questo punto vai con Elvis. Vai, dai, via così. Facci un Elvis così al volo per farci capire. Alza. Oh, I wish I was in the line of cotton. Ha preso un po' di freddo, scusa. Ma guarda, va bene anche, guarda, noi non ce ne siamo accorti. Ci hai emozionato con una nota, veramente con una parola. Se te la senti cui... di continuare un altro pochettino, se no non fa niente. Oh, I wish I was in the line of cotton. Long times is not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Ma... Katiuska, ma guarda, io devo dire, perché ho preso un po' di freddo la gola, ma va bene così, fidati che va bene così, ci ha impressionato. E tra l'altro, vedi, leggiamo dal tuo MySpace che insomma dici di essere, che questa voce sia un dono. Un dono, ecco, sì. Noi ne abbiamo avuto la dimostrazione, perché è veramente un dono. Grazie. E a questo punto parliamo anche di MySpace, insomma, che tipo di rapporto hai? E MySpace, io trovo tanti gente mondiale, perché in questo momento sto con il mio socio mondiale in New York, Tenerife, anche qua in Italia e in la Spagna, trovando la mia agenzia mondiale Entertainment, dove troviamo tutta la classe di artista, di Elvis, lo meglio, e in MySpace posso vedere di là questo e anche Elvis, perché come sono la cantante femmina mondiale di Elvis. Quindi, se ho capito, per reclutare tutti i migliori. Credo che io tengo il record mondiale in questo momento di MySpace per essere la unica femmina di trovare tutto lo Elvis impersonators in MySpace. Sì, fantastica. È vero, se posso far di là. È una record girl. E trovo anche i video dei tributes che ha fatto qua in Europa, per Elvis, sì. Mamma, ma lo sai che quando parli assomigli un po' a Luca Giurato? Tu lo sai chi è Luca Giurato? No! Parli, no, no, è uno che fa il giornalista in Italia e parla come te, quindi però per te è un complimento, per lui mica per tanto. Lui un po' meno. Capisco, esatto. Sei eccezionale. Grazie. Io passerei a questo momento che ci tocca vuol dire nel senso, no, aspetta, che magari non ci tocchiamo ancora perché è presto. Allora, facciamo qualche altra, da lei vuole toccarsi, le piace molto, nel senso vuole toccare certi argomenti. No, io volevo toccare l'argomento l'Italia. Tu hai viaggiato tantissimo. Sì, ho viaggiato in questo momento a tutta parte del mondo, e per me lavoro come cantante, perché lavoro con gente conosciuta anche diciamo, sì. Chi uno insomma, che sì, Michael Bublé. Bublé, che Bublé. Tutti quanti insomma, ho fatto 3 tournée con lui, la ultima ha sito in New Zealand e Australia. Ah, è magnifico. Perché anche canto jazz, blues, come soprano, e anche l'estito big band, che mi piace da morire. Sì? Sì, abbastanza. E per questo canto Marilyn Monroe, certo. Rita Hayworth e Billie Holiday, Billie Holiday, tanto di cappello. Com'è Honolulu? Honolulu è bellissimo. Tu vivi lì? Sì, perché mia madre è hawaiana e mio papà è di Tenerife. Immaginate questo, che sì, è una mescla, per questo lo spagnolo anche. Infatti, per quello. E sono di doppia nazionalità, americana e europea. E è bellissimo, Hawaii è un sogno. E Elvis la voleva tanti bene, perché sempre ha detto che Hawaii ha sido la sua solitudine, il lugare dove lui si è centrato sempre più tranquillo. Ah, e la sua isola, insomma. È mi casa, la casa di Elvis, e mi casa oggi. Cioè la casa di Elvis è tua. Dove lui portava su finanziata in questo momento, era Ginger Alden. Perché lui giustamente diceva mi casa è tu casa e adesso è casa tua, effettivamente. Abbiamo dato dimostrazione. Well, Elvis, come io ho vissuto in Memphis per 3 anni, conosco tutta la gente, lavoro con Priscilla e con la casa di Elvis, è normale per me, conosco da piccola tutto di Elvis, sì che domanda. Domanda la che tu vuoi, che sto preparata. Sì, su Elvis sa tutto, Niente, no, mi piaceva così, sono curiosita da Honolulu. L'Italia ti piace? Mi piace da morire, perché mi piace la cultura, è molto interessante, e credo che sto vivendo un momento interessantissimo in Italia, con l'immigrazione e tutto lo cambio politico e sociale che sta in Italia. Mi piace. È un bel momento. Un bel momento e tanti cose, perché se trova lo bene e lo male, e anche conosce con questa forma un paese, veramente. Diciamo che è un momento molto intenso. Lo malo si vede molto. In Italia, esatto. È così intenso il momento del sottotarchio. Mamma mia, che soddisfazione.
ospita, mi dispiace a tutti i nostri ospiti, ospiti, tutti gli artisti. Parliamo appunto di Billie Holiday, Gianpaolo. Sì, tu ami molto Billie Holiday, che è una delle voci più incredibili della storia della musica. Veramente. Grande cantante jazz, usava sempre portare un fiore tra i capelli. Sì. Ecco. Era la bianca. Ti do tre possibilità, ti aiutiamo, noi siamo buoni. Allora, una rosa rossa. No, veramente no. Una gardenia bianca o un crisantemo giallo? La gardenia. Ma quanto con te è troppo bello parlare, guarda. Guarda, che questo è il simbolo di Hawaii. Ah, è così? Sì, è così. Lo shaka? La shaka, esatto. E cosa rappresenta però? Rappresenta l'aloha, il welcome. Ciao! Sì, e si usava sempre come negli anni 60 per il surfing. Infatti i surfisti lo fanno anche mio padre in macchina, lo fa spesso. La fa così, però da lontano sembra uguale. Infatti mio padre saluta tutti, ma noi siamo bravi. Vabbè. Sì, noi salutiamo appena possiamo. È napoletano lui. Appena possiamo. Ah, vuol dire per questo tu sei napoletano. Gianpaolo. Parliamo anche hawaiano, quando fa così ti ricordi che è hawaiano. Sì, è poliglotta, vabbè. Hawaiano. Bene, noi dobbiamo ringraziare davvero Katiuska Hanohano per essere stata qua. Buon ritorno a Honolulu, se torni lì. Vivo in Italia, in Marsica. Adesso vivi? In L'Aquila. Sì. Ah, L'Aquila, sì. Ok, perfetto. Noi ti ringraziamo tantissimo per averci portato questo ricordo di Elvis. Sì, mi piacerebbe dare un ringrazio a Andrea e la Televisione 3, perché sono molto gentile per questa invitazione, e anche Antonio. Fantastico. Siamo troppo gentili. Noi però dobbiamo salutare, prima però dobbiamo ricordare l'indirizzo, giusto? Che è 3space@h3g.it, a cui potete mandare insomma tutto quello che volete, insulti, ma soprattutto link, e se volete partecipare alla trasmissione fatecelo sapere, c'è Andrea appunto che sarà felice di ascoltare tutti quanti voi. Ci vediamo domani. Ciao. Grazie ancora Katiuska. Allora.